Il marsicano Antonello Petrei ha rispettato i pronostici della vigilia, aggiudicandosi la settima traversa sul Mona. Il super favorito della Runners Avezzano ha tagliato il traguardo con il tempo di 33 minuti e 46, precedendo Lorenzo Corbino della SD Francavilla Jogging, giunto dopo 34 minuti e 37 secondi. Quando si vince, l'emozione sono illimitate. Ho vinto molte gare, però ogni volta che vinci hai delle emozioni che ti ripagano di tutti i sacrifici che hai fatto e ti dà la forza per andare avanti. Al terzo posto si è classificato Marco Visci dell'Atletica Vomano Gran Sasso, che aveva condotto la gara per metà del percorso ma ha dovuto rallentare a causa di problemi fisici. Al sesto chilometro hai avuto qualche problema? Mi sono spinto, mi sono sentito male con lo stomaco anche. Ti hai avuto un crollo? Un crollo incredibile, sì. Ti sei ripreso, ma corvi? Ma mi sono ripreso, ma comunque andavo piano, non correvo gli ultimi 3 chilometri. A prevalere tra le donne la campionessa italiana dalla 50 chilometri, Paola Di Tillo, del gruppo sportivo Virtus di Campobasso, arrivata decima assoluta. Il successo giunge dopo un periodo di infortunio. Sono stata ferma 2 mesi a causa di uno strappo al gluteo e ho ripreso già da un po' di mesi. E ora sto preparando la maratona di Berlino. Le gare 10 km sono un po' veloci per me, però sono contenta. Oggi è stato un buon allenamento e un buon test per me. Seconda tra le donne Virginia Petrei e terza Sabrina Di Loreto della Whisper Aiano. L'evento tornato nel capoluogo Peligno dopo 33 anni, grazie all'Amatori Atletica Serafini, ha avuto il culmine in piazza Garibaldi, dove nel pomeriggio si sono svolte le gare di bambini e ragazzi che hanno preceduto i grandi partiti dal Ponte Capograssi. I partecipanti alla gara competitiva hanno percorso 2 giri per un totale di 10 chilometri, mentre sono stati 5 chilometri per la camminata.